Allora, prendiamo una funzione di variabile complessa f da omega a valori in c. Supponiamo di avere una curva gamma definita da b a valori in omega, quindi z uguale gamma di b, sono è il sostegno di questa linea. Questa è la mia gamma di A. Ma per supponiamo pure che questa curva, questa qua, attenzione, è una funzione che va da R in C. La funzione che va da R in C semplicemente ha due componenti, la parte reale e la parte immaginaria. Ok? Quindi, x di t più i volte y di t. Quindi possiamo tranquillamente dire che cosa vuol dire gamma e di base C1 su T. Allora, quello che io voglio adesso andare a definire è che cos'è l'integrale lungo gamma di f di z in dz. Allora, guardate che quelle che sto per dare sono tutte definizioni, quindi non è che c'è tanto da capire, però ve le scrivo in vario modo in maniera tale che si capisca che queste definizioni rispettano una certa forma, cioè questo è come scrivere integrale lungo gamma di f diciamo u x y u di x di c, va bene, allora io sto ponendo z uguale x u di x y per dz, chi è dz? È dx più i dy. È formale questo, non è che stiamo per voglio far arrivare alla definizione vera. Quindi che significa questo? Che qua abbiamo l'integrale tra a e b, cosa devo scrivere? Di u di x di t v di x di t y. Cioè
lo riscrivo, questo lo riscrivo qua sotto. Fare l'integrale tra AB di F di gamma di T per gamma primo di T di T. Potevo fare anche tutto il contrario. Cioè l'idea è la solita. Non proprio la solita. Questo qua non è qua uguale. Queste sono tutte le definizioni. Io non ci perdo tempo a dare una nomenclatura completa, a dare, però diciamo queste notazioni le userò in maniera intercambiata. Cioè la definizione vera è questa. Perché F di gamma di T si sa che cos'è. Io prendo T, calcolo gamma di T, poi calcolo F di gamma di T. Poi gamma prima di T si sa che cos'è, è la derivata della parte reale più i volte la derivata della parte immaginaria. Moltiplico, questi sono due numeri complessi, quindi vanno moltiplicati come si moltiplicano due numeri complessi. Poi integro in T, trae. Quindi questa è la vera definizione. Però, chi è F? Di gamma di t non è u di x di t più i v di x di t, scusate, u di x di t y di t più i volte v di x di t y di t, è la stessa cosa, se vi ricordate. E chi è gamma di t? Non è x primo di t più y primo di t. Ma allora, se qualche volta io scrivo dx più i di y, nel senso che quando poi passo alla t, questo significa x primo di t dt, e questo significa y primo di t dt, non posso usare anche questo tipo di notazione qua, solo come notazione, non diamo nessun significato, perché sennò ci dobbiamo perdere tempo a differenziare cose. Ok? Quindi quando io scrivo dx o dy per me significa lungo la curva, significa dx in dt, dt, dy in dt, dt. Quando scrivo x e y lungo la curva, significa ovviamente x dt, y dt. Chiaro? Attenzione che questo non è l'analogo dell'integrale curvilineo di prima specie, quando lo facciamo sulle curve, ma è l'analogo dell'integrale curvilineo di seconda specie. Perché? Immaginate semplicemente di fare un integrale e di cambiare la percorrenza della curva. Gamma primo cambia segno e qua l'integrale viene chiuso. Chiaro? Pensate a un segmento, percorrere il segmento a quadrato, gamma primo cambia segno. E l'integrale viene opposto. Possiamo dare degli esempi, Allora, andiamo per esempio andiamo a fare prendiamo questa curva qua, gamma di t uguale e alla i di t compreso tra 0 e y, chi è questo?
chi è? È una semplice problema, già aggiunta. E alla 0 fa 1, e alla y con mezzi fa i, e alla y con m. Ok? Allora, andiamo a fare l'integrale, facciamo per esempio della, facciamo fare l'integrale di una costante. Integrale di 1 lungo gamma di 2 lungo gamma in del 0. Quanto viene? No. Proviamo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare l'integrale tra 0 e pi greco di 1. Chi è dz? È la gamma primo di t dt, cioè i per e alla i t dt, o no? Gamma primo di t, come si fa? Derivata esponenziale i per e alla i t. O se preferite fate la cosiddetta di dietro, cosiddetta di più, cosiddetta di fate la derivata e vedete che viene i. Ma la primitiva di questa è i, è di nuovo e alla i. Fratto e di nuovo questa integrale di t io devo valutare tra 0 e pi greco, quanto mi fa? Allora, in pi greco quanto fa? In 0 fa? La differenza fa? Ma ed è giusto che faccia meno più, perché? No, o lo vedremo dopo. In realtà 1 è la derivata di chi? È la derivata di z. La funzione z, se la valuti qui vale meno 1, se la valuti qui vale 1, meno 1, meno 1 fa. È giusto. Proviamo a fare l'integrale di z di dz, sempre sulla stessa cosa. Un nuovo punto gamma, sempre quella di prima, z in dz. Allora, qua che cosa ho? Ho l'integrale
tra 0 e pi greco i per e alla 2 i t. Perché alla 2 i t? Allora, 0 è uguale a e alla i t, dz è i per e alla i t dt, guarda là su. Uguale allora qua viene un mezzo e alla 2 it valutato tra 0 e pi greco. Perché? Beh, la derivata di questo è 2i per e alla 2 it diviso 2 fa i. Quando lo vado a valutare in 0 e pi greco, e alla i 2 pi greco, quanto fa? 1. E alla i 2 pi greco? Vale 1. E alla 0 fa 1. 1 meno 1 fa 1. Poi, facciamo una lampada. Sembra la stessa cosa. Andiamo a fare l'integrale esteso a gamma di 1 su z in dz. Stavolta mi viene integrale tra 0 e 2 pi greco, 1 su z chi è? E alla meno i t sarebbe 1 fratto e alla i t, quindi e alla meno i t per z, ma z del z era i per e alla i t del t, quindi questo e questo si semplificano. Ah, scusate, qua era 0 e pi greco, quindi quanto mi viene? Greco volte i. Andiamo a piegare questo. Ora supponiamo di fare tutti e tre questi integrali per t che varia tra 0 e 2 pi greco. Allora, che cosa cambia? Qua c'è 2 pi greco, qua c'è 2 pi greco, qua quanto viene? Primo integrale viene 0. E alla i 2 pi greco fa 1 e alla 0 fa 1. Anche qua c'è 2 pi greco, qua c'è 2 pi greco, quando viene? Sempre 0, perché e alla 4 i pi greco fa 0, e alla 0 fa 0. Il terzo integrale invece fa 2 pi greco, che la funzione della costante 1, vabbè, la i l'avevo messa fuori, l'ambienza intervallo invece di essere pi greco è 2 pi greco. Oh, il concetto è però, io potrei anche integrare lungo gamma
se io vado a integrare lungo gamma modulo di z in d0, beh, quanto mi fa? In questo caso posso dire che modulo lungo questa circonferenza, modulo di gamma è uguale a 1, quindi questo è come se fosse integrato di 1. E vabbè, allora se la circonferenza era la semicirconferenza, cioè quella di prima, mi farà meno 2 come. Se invece è tutta la circonferenza, mi farà 0. Comunque, il concetto è. Ora. Proviamo a fare l'integrale lungo gamma di z coniugato in d0. Allora, questo qua è uguale all'integrale da 0 su π greco di e alla meno it per i per e alla it in dt. Quindi questo qua fa 2π greco i. Come quello di su. Adesso stiamo parlando di tutta la circonferenza. Se facevo la semicirconferenza, z coniugato su quella circonferenza lì o 1 su z è la stessa cosa, no? Perché il modulo 1, chi è 1 su z? È z coniugato fratto z, il modulo di z quadrato. Allora, prendiamo l'ultimo caso, questo ultimo caso è quello di una curva pizza. Abbiamo preso la circonferenza che fa tutto in 3. Abbiamo detto, l'integrale di questo fa 0, l'integrale di questo fa 0, l'integrale di questo pure fa 0, perché se la circonferenza è questa è uguale all'integrale di 1, l'integrale di questo fa 2 pi greco i. Allora, queste sono tutte funzioni continue sul sostegno della circonferenza, quindi gli integrali si possono tutte fare, tutti fare, però attenzione, la funzione 1 è olomorfa, la funzione z è olomorfa, la funzione 1 su z è olomorfa, questa è olomorfa tranne che nel punto 0, ma dato che il punto 0 non sta sulla circonferenza. Queste due funzioni non sono omorfe, se vi ricordate, abbiamo visto ieri che non sono omorfe. Allora, gli integrali si fanno tutti qua. Poi, integrale di questo fa 0, integrale di questo fa 0, integrale di questo fa 0, integrale di questo fa 2, integrale di questo fa 2. Possiamo ricavarne qualche regola generale? Boh, per adesso no, perché sembra veramente... Allora, diciamo che quando le funzioni non sono olomorfe non possiamo dire nulla in generale. Ora è un caso che questi faccio a 0 più pi greco i, perché lo faccio sulla circonferenza, però se lo faccio per esempio su, diciamo, vado a fare l'integrale su un triangolo, su un quadrato che circondano l'origine, cambia l'integrale di questo, per esempio. Per esempio, se io faccio l'integrale di modulo z faccio l'integrale di modulo z su questo segmento, faccio l'integrale tra, diciamo, quindi gamma di t e, anzi, prendiamo un segmento che va da 0 fino a l, gamma di t uguale a lt, allora t compreso tra 0 e 1, integrale lungo gamma di modulo z in z quando fa, allora z e lt, devo fare integrale tra 0 e 1 di lt, o devo fare gamma prima di t dt, gamma prima di t dt fa l. Mi fa l'equazione.
posizione è sempre la stessa, f di gamma di t, gamma prima di t, qua è un caso che sono f di gamma è reale, f prima, gamma prima è reale. Se invece facessi l'integrale di modulo z su questo segmento verticale, allora gamma primo è ILT, gamma è ILT, modulo z fa sempre LT, e qua mi viene tutto quanto qui. Perché gamma primo porta una I, no? Quindi come vedete, diciamo che quando la funzione non sarà omorfa, l'integrale non possiamo dare nessun tipo di regola su quanto fa. Quando invece la funzione è omorfa, ci accorgeremo che l'integrale dipende solo dalla posizione iniziale e dalla posizione finale. In particolare l'integrale lungo una curva chiusa è 0. E allora uno potrebbe dire, questo infatti viene 0, questo infatti viene 0, ma questo non viene 0. Infatti questa è una funzione omorfa, ma c'è un problema. Non è omorfa qua, che qua non può essere definita. Okay. Allora che succede? Una variante di quella che ho detto prima, cioè l'integrale lungo una curva chiusa farà 0 se non gira attorno a questo punto, farà un certo valore costante se gira attorno a questo punto. Però attenzione, se attorno a questo punto ci giro una volta, farà 2 pi greco di 1. Se la mia curva gira attorno a questo punto 2 volte, farà 4 pi greco di 1. Se gira al contrario, farà meno 2 pi greco di 1. Ok? Se girasse al contrario, provate a parametrizzare al contrario, provate a fare con lo stesso integrale di prima qua sopra, farà meno 2 pi greco di 1. Addirittura, se io facessi l'integrale di 1 su z su una curva che fa così, questo integrale farà di 1 di più. Ok? Vabbè, qua si comincia a complicare le cose. Allora cerchiamo di tirare fuori qualche affermazione semplice. Cominciamo a vedere questo teorema, che è il teorema di Cauchy. Teorema supponiamo di avere omega stellato, ricordate che come stellato omega con delle luci l'aperto stellato stellato, se vi ricordate, vuol dire che c'è un punto dal quale, diciamo, ogni altro punto di omega può essere collegato a z0 in questo caso tramite un seg
qual è l'equazione del segmento, cos'è il segmento di uguale a z0 a z, e sono tutti i punti del tipo tz0 più 1 meno t, anzi tz1 meno t, z, la variante t con z. Questo segmento parte da 0 a 0, a 0. Quindi io so che per ogni z, questa è un'ipotesi tecnica, ipotesi vera che non stiamo a fare perché sennò dobbiamo complicare parecchio la dimostrazione, e che omega sia semplicemente connessa. Poi f è una funzione da omega a valore in c, esiste f' di z per ogni z appartenente a omega, cioè f omega. Poi c'è un'ipotesi tecnica, anche questa si può togliere. U e V sono funzioni di classe C2 in omega t. C1, scusa, non c'è, non c'è. C1. Chi è omega tilde? Omega tilde è l'insieme delle coppie di x, y, ir2, tale che x più y appartiene a omega. Ricordatevi, c'è sempre il solito problema, u e v sono definite su r2, f è definita in c. E allora, se lo stesso insieme lo guardo come sotto insieme di r2, cioè se gli assi li chiamo x e y, questo è omega di, se gli assi chiamo x e iy, questo è omega. È un correttamente, diciamo formalmente è corretto così, però diciamo è riguardato lo stesso insieme, una volta me lo guardo come sotto insieme di c, una volta me lo guardo sotto insieme di r2. U e v ovviamente sono tali che f è uguale a u più in v, la solita, la sua parte reale, però sono viste, ripeto, come funzioni di definite di due variabili, definite su R2 o su un aperto omega tilde con due variabili. Questa ipotesi si potrebbe tranquillamente abolire, quindi questa non serve, questa neanche, basterebbe semplicemente connesso. Qual è il problema? Che se non ci metto questo e ci metto questa, o se ci metto questa, o se non ci metto questa, la dimostrazione si complica assai. E quindi diciamo, se tolgo questa, la dimostrazione non è che si allunga tanto, però generalmente in matematica si fa, in ingegneria non si fa. Quindi quello che dovete sapere è che questa si può togliere e quest'altra non si, serve solo che semplicemente connesso vi ricordate cosa vuol dire. Che significa? Che non c'ha. Cercate di andare sempre in giro con scarpe con la suola semplicemente connessa. Se no, fiatela. Così come se lo dico, se la suola non è semplicemente connessa. Sente. Ok. Allora, queste sono le ipotesi. Diciamo di avere la tesi. Supponiamo di avere gamma, una curva di classe C1 da A, B a valori in omega, Q
chiusa, che significa chiusa? Che gamma di A sia uguale a gamma di B. Diciamo. Supponiamo che sia semplice, no? Anche queste le ipotesi tecniche. Se non è semplice, ma è chiusa, vale sempre lo stesso problema. Chiusa vuol dire gamma di A uguale a gamma di B. Allora, integrale lungo gamma di f di z in dz è uguale a z. Vi ricordo che f è olomorfa. Allora, ricordatevi che gamma, voi ci avete imposto omega tilde, omega omega tilde, io adesso lo guardo in R2 come omega tilde. Ovviamente quella non sarà gamma, sarà gamma tilde. La vostra curva è semplice e chiusa. Una curva semplice e chiusa ha un interno e c'è un esterno. Questo è un altro teorema. Teorema di Giorgia, no. Che noi non dimostriamo, ma abbiamo sempre preso un buono. L'interno lo chiama T, questa curva è semplice, è la frontiera di T, e poi la parte esterna. Ma io cosa devo fare? Io non ci perdo più tempo a dire omega, omega tilde, tilde, eccetera. Li guardo come se fosse la stessa cosa. Io cosa devo fare? Devo fare l'integrale lungo gamma di f di z in dz lo scrivo come l'integrale lungo gamma di u più iv per dx più i dx. Oh, guardate che questo è ben definito, perché in realtà questo è appunto il gamma tilde, perché adesso siamo in R2, U e V sono in R2, quindi dx e dy si sa chi sono. E la cosa qui, diciamo, se andiamo a fare gli integrali, è esattamente coincidono con l'integrale che abbiamo definito in F. Quindi questo qua non è altro che l'integrale lungo gamma di u dx meno v dy più i volte integrale lungo gamma v dx più u dx. Ma gamma, in realtà, posso scrivere, invece di scrivere gamma, posso scrivere la frontiera di T, perché suppongo anche che la curva sia semplice, chiusa e regolare a tratti. Regolare. Allora, se vi ricordate, l'integrale
queste sono funzioni reali di due variabili, la U e la P. Qua siamo in R2, sono, è analisi 2, non è più analisi 3. Chiaro? Allora, questo che cos'è? L'integrale di una forma differenziale. Se andate a scrivere la definizione, la notazione è rispettata, non l'ho fatto prima, questo lo potete fare voi per esercizio. Se io vado a sostituire la parametrizzazione di gamma, vado a fare tutti i conti, scrivo per esteso, viene esattamente l'integrale di f di 0 di 0. Che è poi quello che volevo dire quando ho scritto le definizioni. Oh, però, lungo gamma, qua c'è il fatto che l'integrale lungo una curva, se vi ricordate, non dipende dalla curva quando la curva è semplice, chiusa e regolare. Chiaro? E questo l'abbiamo visto in analisi 2. Ora però, questo integrale a chi è uguale? Qua possiamo usare il teorema di Gauss-Green. Posso scrivere che questo è uguale all'integrale di du in dy meno dv in dx in dx dy, scusate, dx dy. Questo è giusto, però qua ci deve andare meno, se vi ricordate. Qua devo scrivere più di volte l'integrale su t. Allora qua scriviamo del t giusto, perché se vi ricordate dovevamo specificare anche il verso di percorrenza. A me non mi interessa se, allora, se il verso di percorrenza della frontiera di t è antiorario, ci scrivo del t più. Se il verso di percorrenza è orario, ci scriverò del t meno. Ma quello che cambia è che cambierà un segno. Siccome alla fine verrà 0, supponiamo che il verso di percorrenza sia quello positivo. Allora, qua cosa mi viene? Mi viene meno dv in dy più du in dx un'altra volta dx dy. Perché? Beh, queste sono, non sono altro che le forme di Gauss-Green. L'integrale di dv in dx in dx dy è uguale all'integrale di v in dy su t. Poi qua c'era il meno, qua c'è il meno, sta a posto. L'integrale di du in dx in dx dy è uguale a meno l'integrale di v in dx. Quindi qua c'è il meno, qua c'è più, sta a posto. Ok? E qua è la stessa cosa, quando l'integrale di du in dy è uguale a meno l'integrale di du in dy, quindi questo col meno è uguale a questo col più, e questo integrale qua di du in dy di x dy è uguale all'integrale sulla frontiera, l'integrale positivamente di u in dy. Questi sono semplicemente gli integrali delle forme differenziali che abbiamo visto alla fine. Oh, però, quanto passa su? Perché? Cosci-Riemann. E qual è, cosa dice l'altro di Cosci-Riemann? E quello che sta. Quindi se F è olomorfa, valgono le condizioni di Cosci-Riemann e tutti gli integrali fanno 0. In realtà, nel momento in cui gli integrali lungo qualunque curva chiusa fanno 0, che vuol dire che se io
integro e vado da un punto 0,1 a un punto 0,2, l'integrale dipende solo dal punto di partenza al punto d'arrivo, perché sennò poi faccio il ritorno, cioè faccio due curve che vanno da 0,1 a 0,2, una la immetto di percorrenza e quindi la faccio tornare e cambia anche il segno dell'integrale. Allora l'integrale lungo la prima curva meno l'integrale lungo la seconda curva deve fare 0. E questo vuol dire che l'integrale lungo due curve che vanno da 0,1 a 0,2 deve dipendere solamente dal punto di partenza e dal punto di arrivo. Quindi io potrei anche dire, fisso un punto 0,0 iniziale, ricordatevi che l'aperto è stellato, che l'integrale è, diciamo, lungo una curva gamma che va da 0,0 fino a z di f di z in dz, questo qua deve dipendere solo da 0. In curve ce ne stanno tante, per esempio il segmento. Ma questa f di z, questo non lo dimostriamo adesso, chi è? Non è altro che la primitiva di f, cioè la derivata di f grande sarà f di z. Questo qua si chiama teorema di Morera, però non lo dimostriamo, non so neanche se lo dimostriamo più tardi. Cioè praticamente quando tu fai l'integrale da un punto a un altro punto, cioè da 0,0 a 0 a z, è come se tu avessi una specie di teorema fondamentale del calcolo integrale, no? Quella che ottieni indipendentemente da come ci vai è una funzione f grande dalla radicale di f grande f. E quindi vedete che anche questo ci fa capire che poi le serie funzioneranno. Però per adesso noi abbiamo solo dimostrato che l'integrale lungo una curva chiusa, almeno noi abbiamo dimostrato sotto 47 ipotesi tecniche, l'aperto è stellato, in realtà basta che non abbia buchi, U e V sono di classe C1, in realtà U e V a priori poi in realtà sono di classe C in fi, essendo la funzione olomorfa vedremo che avrà derivate quante ci pare, e quindi U e V saranno in realtà di classe C in fi, ma a priori U e V non debbono essere nulla, basta che la funzione sia olomorfa. C'è una dimostrazione più complicata che fa sparire queste cose. Poi la curva deve essere sì chiusa, ma è chiusa semplice e regolare, o almeno regolare al tratto. In realtà basta che è chiusa. Ok? C1 perché se no non sappiamo scrivere l'integrale. Quindi almeno C1. Altrimenti non sappiamo scrivere l'integrale, no? Dobbiamo mettere gamma prima di t di t. Se non abbiamo C1 non sappiamo scrivere gamma prima. Almeno C1 a tratti deve essere. Però C1 a tratti è chiuso, va bene. Ok? Quello che abbiamo dimostrato, sia pure in una versione particolarissima, cioè sotto molte ipotesi in più, si chiama teorema di Cauchy.